Dares Victor, sono Veon Eladral e spero che il Gwynbleed mi avverta dei pericoli imminenti, perché io non vorrei fare questo video, non vorrei inimicarmi gran parte dei miei iscritti, poiché vedo che questa serie sta riscuotendo molto successo. Tuttavia vorrei al contempo comprendere i motivi che spingono la gente ad amare questo prodotto. Amore che purtroppo io non condivido. Sto parlando della serie TV Netflix del 2019 The Witcher, tratta dai romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski. Piccola premessa, io adoro alla follia le avventure di Geralt di Rivia. Ho letto tutti i libri, ho giocato a tutti i videogiochi 4-5 volte ormai. Mi sono persino sorbito quella merda di serie TV polacca di inizio 2000, ho letto tutti i fumetti, o, se così si può essere definito, un buon bagaglio culturale quando parlo delle avventure di Geralt di Rivia. Le premesse di questa serie TV non erano delle più incoraggianti, non parlo di Henry Cavill come Geralt di Rivia, seppur persino io avevo storto il naso alla notizia. Parlo principalmente delle dichiarazioni della showrunner, già showrunner in precedenza, della serie TV Daredevil, sempre di Netflix, che io ho apprezzato tantissimo. Ella aveva accennato al fatto che avrebbe voluto togliere gran parte dell'elemento fantasy della serie per aggiungervi elementi horror, elementi realistici, la qual cosa mi fa un po' storcere il naso. Sei sicura di voler togliere gli elementi fantasy da una storia in cui fulcro è una ragazza discendente da un'antica stirpe di elfi che secondo una profezia salverà il mondo dal gelo infinito e che dovrà combattere contro la mitica caccia selvaggia? Sei sicura di voler togliere l'elemento fantasy da questa storia? Avrei dovuto tuttavia comprendere che intendeva più che altro rimodellare il concetto fantasy originale delle avventure di Geralt di Rivia in un contesto televisivo, in un contesto che sia più aperto a tutti, un contesto molto più mainstream, più dark, più green fantasy. E per carità, la serie di The Witcher è originariamente grim dark fantasy. Tuttavia, ha voluto togliere più che l'elemento fantasy, l'elemento quasi fiabesco che aleggiava in questa serie, o almeno nei primi due libri, poiché questa prima stagione incorpora in parte i primi due libri della serie di Sapkowski, i quali sono principalmente delle raccolte di racconti che servono per introdurre i personaggi, introdurre il magic system, introdurre il mondo, introdurre l'ambientazione e quant'altro. Devo dire tuttavia che il primo episodio, tratto dal mio racconto preferito e racconto preferito dell'autore stesso, mi ha soddisfatto molto. Certo, hanno cambiato diverse cose, hanno voluto semplificare diversi personaggi, hanno tagliato diversi personaggi, ma nel compenso la storia c'era, la dicotomia tra bene e male c'era, è stato un episodio niente male, devo ammettere. I problemi sono scaturiti andando avanti con la serie. Mi aveva già parlato il rinoceronte di Orgoglio Nerd. Lui, nel suo video che linkerò in descrizione, aveva ammesso di non aver letto i libri e si è trovato in difficoltà nel seguire la storia. Infatti la storia presenta molti flashback, flash forward, citazioni a libri futuri e quant'altro, mentre i libri, almeno i primi due come ho detto, sono semplicemente dei racconti, ognuno a sé stante, con personaggi a sé stanti, i quali a volte tornano, ma che al contempo non vanno a intaccare la storia in sé per sé. Qui invece è come se avessero voluto fare un miscuglio tra presente, passato e futuro. Non hanno fatto come per esempio Steven Universe, la cui prima stagione si concentrava su episodi singoli che introducevano determinati personaggi, determinate situazioni e quant'altro. Mi spiego meglio. Mentre nei libri i racconti era ovvio che non seguissero una linea cronologica, a noi lettori non importava molto perché non erano collegati. Almeno non palesemente.
Non serviva sapere che una determinata cosa era successa prima di un'altra, se no ci saremmo confusi e avremmo perso il significato delle singole fiabe. Infatti ogni episodio non si limita a concentrarsi su un singolo racconto, analizzarlo, studiarlo, farlo approfondire, ma presenta diversi focus, il focus sul racconto e il focus su Ciri, in un altro vi è il focus sul racconto e il focus su Yennefer, in un altro addirittura tre focus e così via. Può risultare confusionario e al contempo non vi è la sensazione di fiaba, di racconto singolo, non è una raccolta di fiabe dark, non è una rivisitazione delle fiabe che tutti noi conosciamo e amiamo in un contesto più moderno, più realistico e crudo. Non vi è quasi più la filosofia del mondo non ha bisogno di eroi ma di professionisti, quanto più una voglia sempre più veloce di mostrare quanto più in fretta possibile i personaggi e la storia, così nella prossima stagione da introdurla immediatamente dal sangue degli elfi e sbrigarsela senza problemi. Facendo così, tuttavia, vi è quasi una demolizione dello stile, dell'ambientazione. Già il concetto di magia viene totalmente stravolto. Non è più la magia è arte, caos e scienza, una benedizione, una maledizione, una conoscenza, creata dalla congiunzione delle sfere, un mondo arcano che è entrato in comunione con il nostro, le cui energie sono impregnatesi nei quattro elementi. Si è limitata a la magia viene dal caos e per crearla devi dare qualcosa in cambio. Questo è The Witcher, cari miei showrunner, non Full Metal Alchemist. Ci sono dei concetti che lo rendono tale e che, se demoliti, ne perdono totalmente la filosofia. Questo mi è dispiaciuto tantissimo. Mi è dispiaciuto tantissimo vedere la bellezza, il fascino che trasmetteva la magia nel mondo del continente semplificato così tanto. Non sono arrabbiato perché è diverso dai libri, sono arrabbiato perché è diverso dai libri senza alcun senso. O meglio, il senso ce l'ha, il contentino del pubblico. Il tutto contornato da una regia e da un montaggio che mi hanno fatto ricordare molto le miniserie per fantastica avventura che vedevo da piccolo, oltre ai già citati da molti Hercules e Xena. Diamine, persino chi non è appassionato del mondo di Geralt di Rivia può ammettere che il suo stile vero e proprio non è quello di una serie di Sam Raimi. Faccio un esempio con un'altra serie Netflix ispirata a un'altra serie di romanzi pseudo-fantasy, una serie di sfortunati eventi. Essa ha uno stile che si sposa perfettamente con la narrazione dei romanzi di Lemony Snicket, uno stile che ricorda quello di Wes Anderson, molto whimsical, molto colorato, molto misterioso, che tutti i lettori delle sfortunate avventure dei tre fratelli possono ricordarsi. Hanno snaturato personaggi come Yennefer, che nei romanzi è resa sterile proprio a causa della magia, poiché, ricordiamo, nel mondo di Geralt, maghi, streghe e Witcher sono sterili, perché la magia li rende sterili, e non perché, come visto nella serie TV, alle streghe viene esportato l'utero. Non vorrei parlare oltretutto del personaggio di Vilgefortz, il principale villain dei libri, che qui ha un'introduzione da comparsa, oserei dire. Il primo impatto è importante per un personaggio, soprattutto se parliamo di un personaggio come lui. E da mago potente, imbattibile, che è riuscito a tener testa a Yennefer e quasi a uccidere Geralt, viene ridotto a uno che riesce a tirar fuori dal suo fodero una spada più volte e viene battuto da Kair? Kair? Netflix, mi prendi per il culo? Hanno sacrificato momenti romantici e sentimentali, rispettivamente la scena d'amore tra Geralt e Yennefer e il primo incontro tra Geralt e Ciri,
Per cosa? Per delle battutine alla Marvel Cinematic Universe? O per delle domande spuntate fuori a caso? Avete davvero osato tagliare dei dialoghi belli, semplici, corti, ma suggestivi come quelli per far contento il pubblico? Questo non lo accetto. Se devo parlare dei pregi di questa serie, posso dire che il trucco è decisamente migliore della CGI barbina, una CGI decisamente modesta per una serie Netflix fantasy, che nonostante ciò ha dei design abbastanza fighi, soprattutto quello della strige. Lì si vede che gli autori hanno potuto osare, hanno voluto sperimentare. Perché non hanno sperimentato in generale con la serie anziché sul design di una strige? Henry Cavill devo dire che mi ha sorpreso come Geralt di Rivia, certo a volte un po' troppo serioso, ma la sua recitazione, ammetto, si sposa bene con il lupo bianco. Tuttavia, e mi piange il cuore a dirlo sia come spettatore che come lettore, ma questa serie non mi è piaciuta quasi per niente. Forse piacerà ai non lettori, così come è successo con I Crimini di Grindelwald. Sinceramente, posso dire che quest'anno di serie fantasy ne abbiamo avute di migliori. Basti pensare all'ultima stagione del Principe dei Draghi, o la prima stagione di Queste Oscure Materie, o a Good Omens. Ma ricordiamoci, queste sono opinioni personali. Conosco altri lettori che hanno apprezzato questa serie, con i quali continuo a dialogare amichevolmente, ma vorrei sapere la vostra, sinceramente. Ora che avete ascoltato le mie opinioni, ditemi la vostra, ditemi davvero che cosa pensate di questa serie, soprattutto se siete lettori. Che cosa avete apprezzato di questa serie che io non ho saputo vedere? Lo voglio sapere, voglio comprendere e se possibile mi piacerebbe anche cambiare idea, chi lo sa, ogni persona è mutabile. Non mi resta molto altro da dire, fatemi sapere la vostra, non infuriatevi troppo e Netflix spendi un pochino più con la CGI. Con il trucco ci siamo, ma con la CGI spendici un pochino di più e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!